della redazione rubriche. Guillermo Cabrera Infante definisce il calcio un gioco nefasto che incita alla violenza perché è violento in sé. Si gioca con i piedi e vi sono pochi movimenti feroci come quello che comporta lo sferrare un calcio. Ed in effetti, quando si vedono alcune tifoserie fare a gara di aberrazione, non si può che dargli ragione. Ma quando ci si trova a vedere una partita organizzata dall'Unione Italiana Sport per Tutti, si scopre che il calcio può anche aiutare a stare meglio chi è diverso. I giocatori sono pazienti psichiatrici, schizofrenici, depressi, psicotici, matti, direbbe qualcuno. Sì, matti per il calcio, risponde la UISP, che della cura attraverso lo sport ha fatto addirittura un metodo. Con noi è Vincenzo Manco, che è il vicepresidente della UISP. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, i radioascoltatori. Allora Manco, normalità e follia si danno la mano, anzi i piedi, con lo sport si può. Con lo sport, diciamo, si deve assolutamente. Noi con questa esperienza di Matti per il calcio mettiamo insieme sport e disabilità che, come dire, si incontrano su un terreno condiviso, no? Che è il gioco e la terapia, che si confondono insieme. Come cambiano i pazienti psichiatrici che fanno sport? Cambiano tanto e in meglio, perché lo sport ha la capacità intanto di dettare e di indicare delle regole, perché spesso e volentieri il paziente psichiatrico in quelle condizioni chiaramente non ha, diciamo, la possibilità di poterle controllare. Ecco, ascoltavo prima i temi appunto del controllo, e poi anche la possibilità di vivere all'interno, per esempio, dello spogliatoio, come dire, l'esperienza di cambiarsi, di denudarsi anche davanti agli altri, che non è mai un'esperienza semplice in quelle situazioni, e quindi anche, come dire, di accettare le regole di vita, tra virgolette, della normalità. Io avrei qualche normale a cui consigliare allora il calcio, perché le regole mi sembra che sia un problema un po' condiviso. Il vostro metodo è diventato anche un libro e un documentario. Sì, è diventato un libro di Wolfgang Di Biasi, un documentario tra l'altro particolarmente interessante, perché ecco, mette, come dire, in evidenza l'esperienza di un'associazione sportiva, di una società sportiva che ha vissuto un intero campionato sotto l'esperienza del dottor Raffaeli. Questa è una cosa che, come dire, trova riscontro negli ambiti psichiatrici, e quindi avremo sicuramente intenzione, abbiamo anzi l'intenzione di proseguire dopo le nostre 5 edizioni, non ultima quella appunto di Montalto di Castro, dove ecco, stiamo. Una curiosità, la finale della 5ª edizione del vostro torneo era un derby tutto romano, dove c'erano i tutti per uno contro il Realmente, appunto tornando al Real. Assolutamente sì, perché ecco, la particolarità, diciamo, di questa esperienza che noi abbiamo messo in atto e che poi rende, diciamo, anche vive le menti delle persone, non soltanto dei medici e degli operatori che vivono insieme l'esperienza ai pazienti, ma anche, diciamo, la stessa, appunto, vivifica la mente dello stesso paziente, perché oltre a Realmente noi abbiamo anche squadre che si chiamano Colpi di Testa o Fuori di Pallone, per esempio, no? Quindi voglio dire, anche un'esperienza, diciamo, autoironica, che mette tutto in condizioni davvero, ecco, di normalità e di normodotazione, come direbbero le persone normali, a cominciare dal sottoscritto. Ecco, bellissima l'ironia, che anch'essa aiuta a guarire, questo è veramente assolutamente importante. Sì, assolutamente. E invece le difficoltà che avete incontrato? Le difficoltà sicuramente sì, perché abbiamo, soprattutto in una, diciamo, in una prima fase in cui abbiamo cercato di parlare con le nostre società sportive che storicamente non vivevano, diciamo, iniziative o non erano capaci di rapportarsi con iniziative di questo tipo, perché impattavano chiaramente con delle regole e con delle norme che erano, diciamo, un po' diversi, se non altro dal punto di vista dei tempi, della condizione e del livello anche, diciamo, di qualità del gesto atletico. Siamo però riusciti, attraverso corsi di formazione, innanzitutto per i nostri arbitri, che hanno mostrato grande sensibilità, devo dire, rispetto al tema, e pian piano queste, diciamo,
hanno formazione, ha anche questa esperienza, ha pian pianino contaminato una buona parte dei nostri territori sul livello nazionale, quindi dei nostri comitati provinciali, e ha permesso di vivere questa esperienza che tra l'altro è stata anche, come dire, avuto un grande riconoscimento pochi anni fa anche dalla Presidenza della Repubblica. Manco, grazie, arrivederci, auguri e continuate così. Grazie, ci proveremo sicuramente ancora di più. Grazie mille, buongiorno.